Non capisco se sta andando. Nick, accendimi la luce. Bro, Nick, mi hai lu... Nick! Nick, mi stai accecando, Nick! Nick, fermo! Un po' meno? Fai vedere? Perfetto, Nick! Mi hai anche sistemato il ciuffo con quella luce. Allora, signori di Around, ciao Frank! Ciao, non t'avevo visto. Ciao. Ero accecato dalla luce di Nick. Ciao. Allora, signori di Around, ho cercato questa camera per mezz'ora. Uè, regà! Grandi! Ciao Cesi, come va? Cretino, ma non lascialo fare. Ma cosa stavo facendo? Lascialo parlare. Ma cosa stavo facendo? Cosa stavi facendo? Cosa stavi facendo? Cosa stavi facendo? Ciao abitanti, stavo ricominciando questa round. Sono stato interrotto, però va bene, funziona così qua. Ma hai detto stavo per incominciare. Stavo per incominciando, hai appena detto. Ho detto stavo per incominciare. Ma perché? Mi sono impappinato, mi hanno. Cosa c'è? Vabbè, vai avanti. E che cosa volevo dirvi? Allora, sappiamo che la round scorsa è stato parecchio. Per favore, porca vacca, vieni qua. Un attimo che si deve entrare. Ma tu hai mai visto Frank andare in bici? Non è capace per niente. È la mia vita. Oh. Ah, mi ridai la camera, per favore. E io voglio vedere cadere Frank. Mi ridai la camera, per favore. Tieni, Tony. Eccoti qua. Tieni, Tony. Oppala, non c'è il fuoco, Tony. Neanche il fuoco, neanche quello. Ma aspetta, no, devo premere qua. Ok, ci sono. Dai, Nick, togliti! Stavo dicendo. Fai passare Frank, per favore. Perché non si riesce a fare nulla? Allora, stavo dicendo. Hai rotto il sellino? Perché ho rotto il sellino? Hai rotto il sellino di Nick? Non ho rotto il sellino. Ma perché hai il sellino, Nick? Allora, signori, stavo cercando di prepararmi questo. Adesso me la raddrizzo! Sellino. Come ti ha rotto veramente il sellino? Dai, facciamo un discorso serio. Dai, discorso serio, a parte gli scherzi. Allora, l'ultimo round, come sappiamo, non è stato uno degli round più felici. Ma bisogna comunque riprendersi, bisogna ricaricarsi. Noi siamo molto carichi per questa ripartenza, non vediamo l'ora. E una cosa che ci tengo tanto a fare è ringraziare tutti quelli che... In realtà è già tutto ripartito, È già tutto ripartito, sì, però, insomma, per loro questa è un po' una ripartenza simbolica. Quello che ci tenevo a fare era ringraziare tutti quelli che ci hanno commentato con grande rispetto per quello che facciamo e per quello che abbiamo sempre fatto. Io ho apprezzato veramente tanto. Poi ci sono stati anche altri che non hanno commentato con rispetto, ma vabbè, quelli ci insomma ce li aspettavamo. Uno ha detto che me ne dovevo andare io. No, Nick. Tu? Nick. Chi sei? A parte questa parte, Nick, questa. Allora parte. Allontanatemi, Nick. Oh! E quindi niente, signori, si riparte. Di altre due parole dolci. Altre due parole dolci, che cosa posso dire? È stato carino. Miele che... no. E panna montana. No, è stato carino che altre persone hanno valorizzato lo stesso pubblico. Cioè hanno detto: guarda, vi faccio i complimenti. È vero. Per il pubblico che avete, che è stato. Cioè, che però è come gatto, farsi gli autocomplimenti. Magari lui era un po' esterno. E quando pensi po', a un'idea per un video, dici: cavolo, questo è geniale. Io ti dico: non puoi dirtelo da solo che è geniale, deve dirtelo. È vero, io mi dico sempre che sono un genio su queste cose, ma in realtà non dovrei. Ah, e una roba che ci tengo a specificare, rimarremo noi cinque. Cioè non è che si aggiungerà qualcuno, non è che se ne andrà qualcun altro. Nick. Stammi a sentire. Non se ne andrà qualcun altro, ma rimarremo noi cinque. E basta. Beh, si sapeva sta cosa. Beh, però chissà, magari non si sa mai nel futuro. Cioè, io me ne posso andare? Che fatica, signori, che fatica. Me ne vado? Benvenuti in questa round valle. Dimmi. Andiamo a vedere le formiche. Allora, Frank, spiega la situazione formiche, perché qua sono tonno. Io sono non tonno. Non ho mai visto le formiche. Tu non le hai mai viste, ma le siete inventate. No, ma scusa, ma le hai anche montate? Sì, le ho montate, poi dopo non ci sono mai state. Stai pestando i cadaveri delle formiche. No, non c'è più niente. No. Cosa stai facendo? Va messo negli stipiti delle porte. Ma ti pare uno stipito di porta questo? Ma dove? Vedi che sono i cadaveri. Cos'è sto schiumone? Comunque questa qua che vedete è una trappolina. Basta, va. È una trappolina per formiche e le abbiamo estinte in un giorno. Sembra una cosa buona e giusta. Cosa dobbiamo fare? Stavano andando tutto nel frigo. Quindi non possiamo convivere con un branco di formiche noi. Non mi sembrava una cosa giusta da fare. Senti, io devo fare una foto con Nick e Nelson. Ok, fate la foto. Dove l'hai spruzzato, Nelson? Stipite della porta. Cos'è successo? Cos'è tutto questo casino? Cos'è successo? Questa è una sgridata in diretta, ragazzi. Spieghiamo perché stiamo sgridando Cesare. Non lo vedono più perché è già sparito. Esatto. Cesare si mette il merch nuovo, allora, nell'oggi, senza
cosa che si sappia nulla. Ma no, merch nuovo, che non puoi dire merch nuovo. Beh, ora ti sei autobippato. Allora, c'è una novità. Sì. Di una cosa che stiamo progettando. Che non possiamo spoilerare. Non possiamo spoilerare. Esatto. E Cesare è da 3 giorni che posta delle storie con questa cosa. La vuoi smettere? Tu devi capire che c'è una politica. C'è una politica dietro tutto quello che facciamo. Mi piace. Lui non ci pensa. E poi gli diciamo: ma Cesare, ma ci stanno tutti scrivendo che hanno visto questa cosa. E lui: cosa gli hai fatto? Cosa gli hai fatto? L'hai igienizzato? È come con i cani. L'hai sanificato. Mi spieghi perché non ce la fai a trattenerti su questa cosa? Allora, semplicemente io indossandolo. Non puoi dire quella parola, quindi sei stato bippato. Usufruendo generalmente di questo. Sfoggiando questa novità. Esattamente, in maniera informale, in maniera non informata. Aipo. Ma non è vero, ma non ce lo siamo studiati a tavolino. Frank? No, vorrei che pagasse pegno, quindi tirati giù i pantaloni. No, cosa vuol dire, Frank? No, Frank, non penso. Allora, ognuno faccia quello che vuole, allora. Dobbiamo fare la foto, ragazzi. Fate la foto, Nick, è da mezz'ora che devo fare sta foto. Ma mi fai fare sta foto? Ma cosa vuol dire io non te la faccio fare? Vai limonate, in che senso, scusa? Ma che schifo. Va bene, Nick. Io devo fare le foto. Sì. Ma è stata una tua idea? Sì. Se posso chiedere. Ah, è stata una tua idea farli baciare sul. C'è un altro. Ci ho messo un po' di lingua. Continuate a baciarvi. Beccendi dietro, per favore. Scusa. Beccendi il set dietro, per favore. Ma non devi stare. Non devi scusami, stare. Devo accendere il set dietro. Tac. Ok. Quadra 4. Che cos'è? No, Frank! Frank, metti la censura su quello, Nick! Non si può vedere! Tu le donne le baci così? No. Vabbè, le potrà baciare come vuole, scusa. Stai inquietante. 3, 2, 1. Sì, così. Bravi. Prego, fanpage. Veramente, avete reso metà del nostro pubblico felicissimo. Mi sentivo quasi il suo preservativo. fuori Frank. Frank, dove mi stai portando? Frankie? Siccome non facciamo più il salotto, volevo portarmi un po' di roba a casa. Cosa vuol dire? Volevi portarti un po' di roba a casa? Non puoi, Frank. Perché ho un po' arredamento. Ma che cosa vuol dire? No, Frank, è delicatissima, non far cose, non toccarla, no. Ragazzi, Cesi! No, non puoi portare a casa roba, Frank. Nemmeno la pianta, questa qua. Allora, signore, adesso è vero, non facciamo da un po' i salotti della valle, ma a parte che è caduto un quadro. Questo lo posso prendere. No, non lo puoi prendere, Frank, fermo. Ritorneremo presto anche con i salotti della valle. La freccetta. No, neanche la freccetta. Frank, questo qua deve rimanere. Un libro, ti consento un libro. Un libro? Sì, un libro lo puoi portare a casa. Questo, ah, una casa. Cos'hai preso? Borges, cos'è il buddismo? Ah, avevo sentito un'altra cosa, ok. Sì, va bene, quello tuo. Non Frank. Leggerò mai. Quindi lasci qua? Posto. Nelson! Vieni, sto ancora facendo. Ah, ti aspetto. Dov'è Nick? Nick deve essere lontano. Nick, potresti andare via dallo studio che devo dire una roba a Nels? A parte che non ho capito perché tu parcheggi la tua bicicletta dal mio acquario. Non ho ancora capito questa cosa. Perché il tuo acquario è il mio acquario. Non credo proprio, visto che mi avete dato tutta la responsabilità. I tuoi pesci sono i miei pesci. Non credo proprio, visto che cagavi dentro l'acquario. Però dettagli, allora, Nick. Le questioni personali, però le teniamo fuori. Non le tengo fuori. Allora. Puoi andare, Nick, che devo un attimo parlare con Nelson. Va bene. Ciao, Nick. Ciao, Frank. Vieni un attimo, Nelson. Io praticamente vorrei che in questa round riuscissimo a convincere Nick a giocare a basket, ok? Mm. Perché voglio far vedere alla gente a casa il suo... Nick? No, non c'è. No, possiamo parlare tranquilli. Io vorrei far vedere alla gente a casa quello spettacolo immenso che è Nick quando gioca a basket. Io l'ho visto una volta, ragazzi. Non sarà mai, cioè, non riuscirò mai ad arrivare a quel livello di leggenda. Ma penso veramente che sia stata una delle cose più belle che io abbia mai visto in vita mia. È forse la persona più scoordinata che io abbia mai visto in vita mia. La persona più scoordinata del mondo, ma ci crede tantissimo. Sì. E io vi dico questo. È lì il bastardo! No, Nick! Ma infame di un Nick! Vai, Nick! Ma... Piano! Pigliateli! Nick! Ti avevo detto di andare via, Nick! Piano. Guarda che. Ma guarda che pantegana! Nick! Ah, dove sei? Nick! Io sono una stella del basket! Nick, allora, vabbè, a sto punto lo sai anche te. Sono una stella nascente! Lo vedranno in questa round. Voi non capite! Nick, ci farai vedere le tue doti cestistiche? Io me ne vado a casa. Ok, ciao Nick. Riusciremo a condurlo all'interno di una trappola. Sì, ci sto. In cui lui giocherà, si divertirà senza sapere di essere filmato. Yes. Sì, perché deve essere naturale, sì. Perché secondo me, se no lui incomincia ad allenarsi. Dobbiamo coglierlo alla sprovvista, filmarlo e immortalare questo spettacolo, perché di spettacolo si tratta. Solo dobbiamo anche riuscire a trovare un'inquadratura che non faccia capire dove siamo, se no arrivano gli stalker qui in studio. Quindi dobbiamo trovare... È vero anche quello. Vabbè, ci inventeremo qualcosa, sì, ce la faremo.
bella Franco, buongiorno. Guarda me. Ma hai detto cosa stiamo facendo? No, è divertente così, secondo okay, me. Ok, va bene. Vai, Julius. Ma questo non è più una caduta di... da un... con un paracadute piuttosto che un supereroe. Figo, bello, bello. Falla vedere anche ai... Ma così? Spoileriamo? No, non è uno spoiler, però gli incominciamo a far capire, gli facciamo scattare qualche rotella. Ci sta. Ma ci sta. Dimmi tutto, Nelson. L'ultima volta che siamo stati qui in studio, sono praticamente stato schernito da tutti perché ho detto di pesare 78 kg, da in primo. Ha iniziato a dirmi, ma come, io peso 82, è possibile che pesi meno di me? Ho comprato una bilancia. Ma veramente? Ho proprio comprato una bilancia con i miei soldi e adesso ci pesiamo tutti. Ah, ok, va bene. Siamo una gara, chi è il più ciccione della valle? Vado come primo. No, io scarto. Ah, scusa. Facciamo delle previsioni. Secondo me tu pesi 82 kg. Io sparo un 83. Ti dico 84. Io dico 83. 82. 83, vado. 82 l'ha già detto io. Oh, 81. 81 kg per il tono. Beh, non male. Vai, Cesi. Secondo voi? Secondo me... boh, non so. Un 79. Devo dire che dopo la quarantena l'ho visto meno in forma. Un 79. 79,3. Ah. Pazzesco, il Tony! Il Tony! Nick secondo me è 102. Quanto pesa secondo te Nick? Secondo me Nick 65. Secondo me è 64. Beh, oh, ma con la sfida del peso degli oggetti pensavate che pesasse tipo 70 kg. Cioè, ma come faccio a pesare 70? Ah, è vero, ma abbiamo poi scoperto. È vero, lo sappiamo già, è 62. 62. 61, dannazione Nick. 2 kg in quarantena. Hai preso 2 kg? Sì. Ah. Frank, volevo vedere Frank. Allora Frank dopo la quarantena l'ho visto molto più in forma, cioè del tono muscolare, come vedete. Una petizione per far cambiare le scarpe a Frank. Ma no, scusa, ma cosa vuol dire? No, ma lui dice che non le vuole quelle, però si ostina a portare. Io, aspetta Frank, io sparo un 45. Stava almeno 70. Abbiamo un Kickstarter per le scarpe di Frank. No, aspetta. Ma ci sali e basta. 68, va sotto i 70, pazzesco. Non pesa niente Frank. Perché stai insultando Frank? È un peso piuma Frank. Unico obiettivo è pesare meno di tonno. Pesavo 82. 81. Guarda giù, non l'ho ancora svelato, non l'ho ancora vai, svelato. Vai, guarda. 77. Pumpami la fava. Ma non vuol dire, ma scusa, ma io avrò tonno. Mi hai schernito l'altra volta. Ma io avrò tono muscolare, tu avrai qualcos'altro. Ma adesso ti metti a nudo e fai vedere il tuo tono muscolare. Sentite qua. Silenzio ragazzi. Ai ai ai, che dolore. Che non c'è nulla di male, ma non mi prendere in giro. Oh, piano, bravo. Allora, piccolo giretto al di fuori della valle. Dobbiamo procurarci degli oggetti per alcune puntate. Ci servono delle posate da bambino per Nick. Delle posate da bambino per Nick. E ci serve... cosa ci serve ancora? Ah, e del gran latte. Serve del gran... Nelson, serve del latte. Latte! E dobbiamo anche pranzare. Dobbiamo anche procurarci del cibo. Quindi dopo vi facciamo vedere tutto. Allora, ci siamo procurati da mangiare. Però dobbiamo stare giustamente distanti. Prosciutto e melone si mangia all'inizio o alla fine? Si mangia come dolcetto. Il problema del perché hai preso il biscottone? Un biscottone con la ricotta. Ok. Che ti fanno prendere i dolci subito e devi mangiare in fretta, sennò si squagliano. Quindi consigliabile quando si viene a pranzo qua portarsi una borsa frigo o cose del genere. Che stai facendo, scusa? E sto prendendo le cose per Nick. Nick dovrà interpretare un ruolo nel video che andremo a fare e gli servirà un po' di armamentario. Quindi gli stiamo prendendo un po' tutte le posatine, il bavaglietto, il piattino, cosa ci manca. Ma io però questo ci voglio vivere. Potremmo tipo sostituire le tazze classiche con queste cose qua. Esatto. L'unico problema è che dobbiamo comprare anche un piatto, ma sono tutti flat, non troviamo niente con dei disegnini pucciosi, quindi non stiamo riuscendo a trovarne uno. Anche prendere i seggioloni. Se lo troviamo. Beh, noi torniamo in studio. Ciao Tone. Ciao. Buona giornata. Julius. Julius, ti abbiamo preso un po' di gadget. Ma grazie. Aspetta, prego, vino, prego Julius. Ti abbiamo preso i ranocchietti, la tovaglietta con gli animaletti, le posatine. Ma me la posso portare a casa dopo? Questo? Certo, sì Julius, quella è tua. Bellissimo. Quella è tua, una volta che abbiamo fatto le schede puoi prenderti tutta la roba a casa. Ah Nick, vai, questa è una nuova forma, indovina il nome dell'oggetto Ikea. Allora, quello puoi scegliere tra Boria, Smasca, Matvra o Mata. Mata? Ah, ma che ne so, no, io non lo so, Frank. Però ti piacciono Julius, c'è scritto. Julius, ti piacciono?
Questa è matta. Questa è matta, ok? Questa secondo me è smasca. Ma c'è scritto. Bellissimi. Perché sembra avere dei capelli finti di Nicolas con questi. Sì, è vero, è vero. Sembra che ci sia una parrucca e sopra un cappello. Lo sto usando per tenerli buoni, perché non so più cosa farci. So, che bel chiomo. Devo tagliarli. Che bel chiomo che hai. Devi taglio a zero. Julius, cos'è successo, Julius? Ma io non lo so. Julius, come mai queste foto che ci hai dato da stampare hanno dei quadrettoni che non si capisce nulla? Ma Julius, non lo so, ma non lo so. Julius, hai fatto un po' male i conti. Guarda, per bottina è venuto. No, no, lui è venuto, lui è venuto bene, però c'è tipo una. No, no, scorri, scorri. Ma sono stati dei... Aspetta, scorri ancora, non scorri ancora, scorri. L'hai già messo in scorri. Dubbio. Julius. Ma io non lo so. Julius, non si capisce nulla di questa immagine. Ma io posso capire. Non puoi vedere, visto. Ma forza. Non guardare, non puoi vedere neanche te. Buttala. Posso capire problemi di soluzione, ma poi i colori sono opposti. Cioè, c'è qualcos'altro che non ha quadrato, ma magari colpa della cupisteria. Ah, cioè, sta dando la colpa alla cupisteria, Julius. Cioè, non è così da me. Mi ha detto che erano i file. Julius, Julius, guardiamo, la responsabilità era tua. Io voglio vedere i file. Però, cioè, quanto sono belli dei fogli così. Sì, Julius, non si capisce nulla delle immagini, però. Voglio la mia vita su dei fogli a tre. Cioè, sì, io però non vorrei la tua vita sgranata. Io vorrei tipo una nostra rivista grande così che sfogliamo e siamo... Ma sai che è una bella idea, Julius? Sai che quasi quasi ti do un pugnetto virtuale. Bravo, però intanto pensa a risolvere quel problema. Julius, risolvi quel problema. Sta per entrare Julius. Julius, Julius! Grande Julius. Ma cosa fa? Julius. Cappello. Julius, Julius. Possiamo ricordare dove era finito. Ricordiamo dove era finito quel cannone. È difficile capire, secondo me, di around. È passato un giorno. Sì, è passato un giorno. Ma dovrei fare dello storytelling, ma ormai sono. Cioè, no, è mattina, non ce l'ho. Quello lì, un giorno Nick l'ha preso e ha detto: lo porto a casa perché è il compleanno di mio papà e non ho preso il regalo. E gli ha portato a casa uno sparafoglio. Mi piace un sacco Julius biciclettaro con una caviglia dei pantaloni tirata super. Ma sì, però sono arrivato in macchina perché pioveva. Ma aspetta, spiegami la cosa della caviglia su perché non ho capito. Perché è rimasta l'ultima volta. Julius, spiegami la cosa della caviglia su. Perché quando vai in bici, se ti devi tirare sui pantaloni qua, se no sbatti contro la catena. Ah, sporco. Ah, che sporco. La catena è destra. Grazie, Julius. Proviamo. Ciao a tutti, stamattina, cioè oggi dobbiamo fare le foto, confermate. Posso tenere l'acqua accesa? Come vuoi, dici che dà fastidio? Secondo me no. Vabbè, massimo, allora se si sente male vi ridoppio. Cosa succede? Stamattina mi guardavo allo specchio e ho detto c'ho la barba lunga, e però ero in ritardo, allora ho detto me la taglio a Space Valley. Però ho pensato magari potremmo variare oggi. Magari facciamoci una conciatura strana. Avevo pensato, se tutti sono d'accordo, mi taglio solo il mento. Ve lo faccio in video, poi se volete tenetelo. Ma strabello. Sono però. No, dai, per un po'. No, per sempre. Ma vedi come stai, vedi come stai. Vai, 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 vai. Vai. Mamma. Ma lo tengo. Non hai bellissimo. Hai il mentaculetto. Aspetta, aspetta, quello lì si tiene. Per ora tiene. No, per ora tiene. Vediamo dopo, vediamo dopo. Vediamo dopo. Vabbè, è da Paolo. Vabbè, quel rasoio lì è del 1800 comunque. È da capelli. Ma Frank poi ha un mento bellissimo. Ma non possiamo vendere i peli della sua barba. Come si gestisce quello sotto il collo però? Sembra molto il bandito del Far West. Cioè, puoi essere uno sceriffo o un bandito. Tutte e due le cose, un po' un limbo. Beh, stai da Dio, hai un look mega pazzesco. Importante. Tonno sta piangendo per colpa di Frank. Non è vero. Frank, infierisci, vai, 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 Frank. Ti stai divertendo? Sì, tantissimo. Nel frattempo Cesarino sta cucinando il pranzetto. Sto preparando la pasta più trash della storia. Cosa stai facendo? Peperoni, zucchine, hamburger, tempeh e pasta. Tempeh? Dentro ai tortiglioni. È un personaggio di Dragon. Sono tortiglioni ma sono rigatoni, ma non sono neanche rigatoni, non mi ricordo come si chiama. Cioè questo qua finisce nella pasta dopo? Certamente. Figata. Sembra la passione di Frank, dai. È un'angoscia. È un salame. È caduto, guarda, è caduto. Non riesce neanche a mettersi sullo sgabello. Non ci va più su di così. Dai, Frank, ci sta. Vado. Bravo Frank! Bravo!